Sicuramente un appello rivolto al senso di responsabilità di tutti i nostri clienti che sicuramente sarà accolto con grande entusiasmo, però c'è anche un monito e un appello che vogliamo rivolgere a tutte le persone perché chiaramente noi possiamo operare in sicurezza, il DPCM ci permette di poter aprire le nostre attività, comunque non ci sentiamo e non ci sentivamo tranquilli, ecco perché abbiamo chiesto grazie all'aiuto di Confcommercio un incontro con le istituzioni, con la Polizia Municipale per collaborare, per capire come poter insieme svolgere la nostra attività in sicurezza, sia per noi ma soprattutto per i nostri clienti, per i nostri dipendenti. Uniformare l'orario di chiusura, servizio al tavolo e vigilanza privata, così riparte la movida ad Arezzo con un invito da parte degli esercenti di Confcommercio che lancia l'iniziativa Weekend Responsabile. L'iniziativa è nata da Piazza San Francesco e si sta estendendo a tutta la città. Confcommercio si è subito attivata nel momento in cui ci hanno chiamato, ci hanno prospettato queste loro paure e dubbi e ci siamo attivati facendo già ieri un incontro con la polizia locale, con il nuovo comandante che si è dimostrato una persona molto pratica, interessata e a questo progetto e a questa iniziativa, quindi ha sposato totalmente questa idea. Infatti venerdì e sabato potenzierà il servizio di ordine nelle piazze dove abbiamo il timore che si creino queste aggregazioni. Quindi c'è stata un'assunzione di interesse e di responsabilità da parte della polizia locale che ci ha fatto piacere e noi come Confcommercio pensiamo che sia l'inizio per evitare poi una risalita dei contagi e che il divertimento e la socialità possano esistere in questa fase in maniera diversa e possano poi proseguire e rinascere come abbiamo vissuto fino a 2 mesi fa. Un accordo per la chiusura anticipata dei locali a mezzanotte nelle giornate di venerdì e di sabato, il rispetto rigoroso del distanziamento sociale, il potenziamento del servizio al tavolo anche all'esterno per evitare confusione e gruppi di clienti in piedi. Infine, più vigilanza, anche privata, perché tutti rispettino le regole. No, allora io sono responsabile all'interno del suolo pubblico di mia pertinenza, però ecco, proprio anche in virtù di questo aspetto che lei giustamente indicava, abbiamo con la collaborazione di tutti i commercianti di Piazza San Francesco ingaggiato alcuni steward che gireranno all'interno della piazza per poter invitare le persone che non rispettano questa distanza a farlo immediatamente. È il bene comune, cioè il non ammalarsi noi personalmente. E che non si ammalino gli altri e chiaramente tutelare le nostre attività nel rispetto delle regole che sono importantissime. È preferibile più star fuori con le regole che non stare in casa su una poltrona, penso. Penso, eh. Cerchiamo di comportarci bene affinché non si debba tornare su quel divano. Per un bene collettivo, peraltro, È molto bello vedere voi due che mi riprendete gioiosi col sorriso che no, magari voi e io, voi a casa vostra, a casa mia, sconosciuti. Chi si sente di dedicare il primo calice che servirà in questo sabato, in questi A tutti, a tutti, a tutti. Al futuro e a togliersi questa mascherina, via, diciamo.